Sono l'italiano Giuseppe Ilario, ventenne di Napoli, e l'australiana Madison Armstrong, i vincitori del trofeo Città Litorale del Greco, assegnato ieri giovedì 5 settembre sul litorale della Città del Corallo, nella prova sprint aspettando la Capri Napoli, che funge da antipasto alla Maratona del Golfo, la Capri Napoli, trofeo Farmacosmo in programma sabato 7 settembre, con partenza dal Lido Leondine di Capri e arrivo nelle acque antistanti il Circolo Canottieri Napoli. A tenere a battesimo la prova, voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie al lavoro compiuto della consigliera comunale delegata allo sport Valentina Scione e dalla società Eventualmente Eventi e Comunicazioni di Luciano Cotena, è stato un testimone d'eccezione come Massimiliano Rosolino, giunto a Lido Miramare, base di appoggio dei 20 atleti presenti, rappresentanza di 11 nazioni e 3 continenti, che ha richiamato un folto numero di appassionati e curiosi che hanno invaso lo stabilimento di Via Litorania, dove è avvenuta la presentazione dei nuotatori, è stato posizionato lo start e l'arrivo e si sono svolte le relative premiazioni. Entusiasta il sindaco Luigi Mennella. Questa iniziativa, ha detto, si inserisce nel solco degli altri eventi sportivi promossi dall'amministrazione, come una gara internazionale di ciclismo e un torneo nazionale di calcio Under 17, calendario di eventi che proseguirà con altre importanti iniziative. Siamo contenti poi che lo scenario sia stato quello del lungomare, destinato a breve a cambiare volto con una serie di mirati interventi di riqualificazione. Gli ha fatto eco la consigliera comunale Valentina Scione. Gli sforzi profusi per organizzare questa iniziativa, le sue parole, sono stati ripagati dall'impegno mostrato dall'organizzazione e da quello in acqua degli atleti. La presenza di un campione olimpico come Massimiliano Rosolino non ha fatto altro che impreziosire la kermesse, che contiamo di replicare già a partire dal prossimo anno. Rosolino ha confessato di essere venuto per la prima volta sul litorale di Torre del Greco. Ho scoperto una bella realtà e un'amministrazione che guarda con attenzione alla pratica sportiva. La risposta della gente in una giornata in cui non sono mancate le incognite legate al meteo è la dimostrazione che si è sulla strada giusta. Ho anche appreso della tradizione legata alla lavorazione del corallo qui a Torre del Greco. Anche questo dimostra quali siano le potenzialità di quest'area che ha tanto da dire e raccontare. Rosolino, come tutti gli atleti in gara, ha ricevuto un omaggio proprio in corallo, mentre ai due vincitori è andato un trofeo costituito da un ramo del prezioso oro rosso. L'avere avuto il sostegno dell'amministrazione comunale, ha affermato Luciano Cotena, ci ha permesso di spostare l'attenzione anche sul litorale vesuviano. Questo ci permette di guardare con una nuova ottica alle prossime iniziative legate in qualche modo alla Capri Napoli.